Mister, vigilia di semifinale di Coppa Italia, che partita ti aspetta domani e come ci arriva la squadra? Ma è una partita diversa, un turno che si gioca nelle due partite. Noi ci siamo avvantaggiati nell'altra partita in maniera, diciamo, un po' con un'autorete, con una partita buona, era l'inizio, e dobbiamo essere bravi a mantenere questo tipo di vantaggio che ci siamo acquisiti nell'altra partita. Quindi sarà una partita con massima concentrazione, attenzione, dobbiamo essere molto equilibrati. E per cercare di arrivare all'obiettivo della finale, che anche per l'Angolana è una partita fondamentale, forse in assoluto la più importante. Per noi ha lo stesso valore, e quindi sarà sicuramente una bella partita. Domani tre assenze, Giglio, Di Giuseppe, Marchionni. C'è da aspettarsi qualche cambiamento a livello tattico? Ma no, nel senso che alla fine la squadra sta sopperendo benissimo le assenze, perché da quando sono qui, ma anche prima che ci fossi io, c'erano tante problematiche, non si poteva mai avere la rosa al completo, quindi la squadra ormai questa cosa l'ha superata, l'ha metabolizzata e siamo pronti domani per affrontare questa partita che ci aspetterà comunque una partita molto molto impegnativa, perché loro comunque hanno un'idea molto molto forte, un'identità importante.